Iniziamo la conferenza stampa, post partita del mister Massimo Allegri. Prego. Iniziamo qui davanti, prima, seconda fila. Buonasera, mister. Marco Venditti, signore mia Calcio News. al di là della partita, della vittoria che torna eh, dopo tanto tempo, ecco, focalizzare su un giocatore in particolare. Lei ha sempre detto: prima o poi il gol arriverà, è arrivato il gol di Vlaovic da grande campione, veramente da grande bomber. Questo è un recupero importante. Poi se si poteva sapere qualcosa sulle condizioni, di, anche se è prematuro, di De Cilio. Grazie, mister. De Cilio purtroppo ha una lesione al e quindi la stagione è finita. E siamo molto dispiaciuti e amareggiati perché in una giornata così, dove siamo tornati alla vittoria dopo praticamente quasi un mese in campionato, e perdere De Cilio, che stava molto bene, dispiace. Quindi lo aspetteremo perché comunque ritornerà a giocare più breve tempo possibile. Per quanto riguarda Vlaovic, Vlaovic oggi ha fatto un gol meraviglioso e ha finito la partita in crescendo, soprattutto negli spazi, quando poi eh, fisicamente è riuscito a sovrastare l'avversario e di questo sono molto contento. È normale che eh, è un giocatore che, che non ha avuto eh, diciamo, periodi brutti nella sua carriera, nel senso che eh, di non fare gol e questo è stato lungo, ha avuto le difficoltà, veniva la pubergia e quindi credo che, che, che gli servirà anche a lui per capire e trovare un equilibrio perché quando arrivi come è arrivato lui dalla Fiorentina dove tutto era bello, simpatico, tutto era, andava bene ma nel calcio come nella vita non è sempre così e quindi questi momenti vanno affrontati con un equilibrio che è normale che, eh, che lui essendo giovane, essendo la prima esperienza diciamo in un club importante come la Juventus, l'ha gestita diciamo, nel migliore dei modi, ma nel male che se ricapiterà, spero di no, lo gestirà in modo diverso, però oggi è stato, ha fatto un gol veramente straordinario. Buonasera Massimo Lanari, Rai Tgr Piemonte. Questa sera abbiamo visto una bella produzione offensiva, purtroppo anche non sempre concretizzata. Ecco, volevo chiedere se magari per renderla ancora più produttiva non sia, non sare, non sia il caso di vedere un Di Maria un po' più vecchia maniera, cioè un po' più defilato sulla fascia. Grazie. Ma io credo che tra oggi e domenica scorsa la scuola ha, fatto, ha creato molto. Eh, sbagliato ultimi, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi. Anche oggi, uguale. Eh, però, eh, l'importante è creare e poi i gol li troviamo. Poi c'è stato l'attraversa al palo di Danilo, lì siamo stati sfortunati. Eh, poi il gol avevano fatto comunque i mi miretti eh, del 2-0 per questione di centimetri. Eh, quindi, poi i ragazzi sono stati bravi a stare in partita e eh, a concedere poco. Abbiamo rischiato un po' su palle inattive perché comunque loro sono bravi a calciare e bravi a saltare. Giorgio Musso di Classemarcato.it le chiedo perché tanta sofferenza nel finale e un suo giudizio sugli ingressi di Pogba e Chiesa. Grazie. Ma è sofferenza, perché nel calcio bisogna, per vincere le partite bisogna soffrire o chiudere le partite 3 a 0, o altrimenti alla fine diventa difficile. Per quanto riguarda gli ingressi, Pogba oggi è entrato bene. Ha fatto 25 minuti, credo, molto buoni. E purtroppo non l'abbiamo mai avuto tutto l'anno, è stata una stagione diciamo maledetta per lui e ora bisogna averlo nelle migliori condizioni per il minutaggio che, ha, eh, che, che può dare però già se entra 30 minuti e fa questo, quello che ha fatto stasera è un bel segnale può solamente crescere e quindi come tutti abbiamo una partita ogni tre giorni, chi gioca 60 minuti chi gioca 30, l'importante è entrare e determinare, per quanto riguarda Federico Chiesa è entrato, si è dato a fare ha avuto una situazione importante eh, in campo aperto, e eh, direi però eh, si è resa utile alla squadra. Buonasera mister, Domenico Marchese la Repubblica ha detto del meraviglioso gol di Pogba, ma anche la voglia, no, di, Paredes, eh, Divlovic, mi scusi. La voglia di Paredes, eh, l'entusiasmo anche generato dalle giocate di Pogba. Sta iniziando a, a pregustare la Juve che ha pensato quest'estate? Ma eh, sto gustando innanzitutto la vittoria di oggi. Poi, oggi Paredes ha fatto una buona partita perché credo che si sia calato in quel ruolo. Eh, davanti alla difesa ha dato molto equilibrio eh, è normale, lui può solo migliorare in quel ruolo lì poi oggi credo che uno che ha giocato una partita importante e straordinaria è stato Bonucci perché comunque oggi Bonucci ha salvato due gol uno su una palla inattiva, c'era uno di dietro che di testa poteva spaccare la porta e un'altra nella scivolata dove la palla è andata filtrante e su questo veramente lei oggi è stato molto bravo Buonasera mister Fabio Riva del Tutto Sport. Eh, apro un po' il raggio di analisi, le chiedo se l'hanno colpita le mh, parole di Aurelio De Laurenti, che ha detto: Questo è lo scudetto degli onesti, eh, ne avremmo vinti di più se puntini. Puntini, visto che buona parte degli ultimi scudetti li ha vinti lei, le chiedo insomma cosa, cosa ne pensa. Grazie, ma non ho da dire niente al riguardo. Posso solamente innanzitutto fargli i complimenti perché, comunque, hanno, visto, hanno vinto uno scudetto strameritato. Eh, veramente dall'inizio della prima giornata eh, fino ad oggi e quindi uno scudetto straordinario e poi che si goda questo scudetto è il suo primo scudetto quindi è il primo eh, le lo glielo consiglio eh, anche se voglio dire una persona a cui lui consigli ne accetta pochi però eh, le lo consiglio perché comunque io al primo scudetto è al Milan e il primo scudetto alla Juventus non me li scordo mai perché son, sono i primi quindi per lui essendo il primo scudetto io credo se lo debba eh, godere in tutto, no? che faccia festeggiamenti, che sia la cosa migliore. Ecco. Ultima domanda, grazie. Ministro, di una stampa, ci sono molti rumor, molte voci su quello che potrebbe essere anche un futuro assetto dirigenziale. Io volevo sapere qual è il suo pensiero in merito. Grazie. Ma al, per quanto riguarda. Uh... La struttura dirigenziale, eh, io eh, in questo momento, qui, bisogna essere concentrati su quello che, che ci porta da qui, che ne abbiamo 3 ma di maggio, se non sbaglio, e ci porta al 5 al 4 di giugno, quindi sono 31 giorni, va bene? E bisogna lavorare e concentrarsi su quello che è oggi, va bene? Siamo un gruppo di lavoro che eh, nelle difficoltà ci siamo difesi, eh, abbiamo comunque eh, tenuto aperti tutti gli obiettivi, e questo credo che sia merito anche di. Eh, di Federico Cherubini che comunque mi è stato accanto abbiamo lavorato insieme eh, e stiamo lavorando insieme perché il nostro obiettivo è comunque quello di arrivare in fondo e fare il meglio possibile poi quello che deciderà la società in base a quelli che saranno il nuovo direttore sportivo io faccio l'allenatore, sono l'allenatore e quindi eh, poi la società a fine stagione mi dirà il, eh, quello che, che ha deciso grazie a tutti buona grazie a voi, buona serata Ben ritrovati, ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video. Prima di partire, come al solito, iscrizione importante, campanella attiva, like, commenti, mi raccomando, fatemi sempre sapere cosa ne pensate. <ride> e fino alla fine, sempre, e solo. Forza aiuto